Preoccupati, come dietro di dietro, come tra po' racconterò i nomi delle persone e chiamerò le persone, se vuole venire Norma qui al tavolo, oltre Antonina Abate per i disoccupati, Norma per Opzione Donna, Bartoli, Balzanelli per la quota 41 per tutti, e poi inviteremo a fare delle domande con un altro microfono e poi piano piano presentiamo i candidati e gli facciamo dare delle risposte alle cose che abbiamo detto nei nostri interventi e nelle nostre domande. Comincerei col dire che abbiamo inviato ai candidati che ci hanno mandato la mail e il loro telefono, abbiamo mandato via email delle domande che riguardano tutti i gruppi e abbiamo chiesto segnatamente di dare delle risposte su quelle domande, ma ovviamente quella era una specie di traccia di promemoria, quindi le ripeteremo qui queste domande e quindi ci penseranno le persone che vedete qui con me, ma ci penseranno anche qualcuno del presente in sala, perché chiediamo che si diano delle risposte. Una domanda secca è proprio quella: c'è qualcuno che vuole l'abrogazione, l'azzeramento, la revisione della legge Fornero? Ci deve dare una risposta e ci dovrebbe dire cosa vorrebbe fare per abrogare, azzerare, revisionare, ridurre i danni della legge Fornero, ma anche della legge Sacconi, perché è stata la legge Sacconi del 122 del 2010 a istituire l'aspettativa di vita, cioè un meccanismo infernale che fa aumentare di 3, 4, 5 mesi ogni triennio, poi la Fornero li ha accelerati al biennio dal 2019 e poi ha la legge Sacconi ha istituito anche un incremento di più un mese, più 2, più 3, più 4, più 5, più 6, più 6, più 6, più 6 ogni anno, doveva partire dal 2015, ma la Fornero l'ha accelerata e l'ha fatto partire dal 2012. Il risultato è che adesso si va in pensione in questo triennio fino al 2018 a 66 anni e 7 mesi e dal 1 gennaio 2019 saranno 67 anni. Poi ogni biennio scattano altri 3 mesi, ma ogni anno più 6 mesi, perché così si è inventata la legge Sacconi accelerata da Fornero. A noi sembra un meccanismo veramente infernale, perché se è pur vero che la vita media si è allungata, è anche vero che nel 2015 c'è stato un calo, perché ci sono state 44.000 morti in più rispetto ai 400.000 dell'anno precedente, e quindi non è vero che questa aspettativa di vita incrementa, dandole in mano dei tecnici dell'Istat che in realtà obbediscono alla Ragioneria Generale dello Stato, al MEF, per far praticamente risparmiare soldi, dicono allo Stato. In realtà ricordatevi che chi paga le pensioni è un ente pubblico, è l'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Purtroppo non sono separate la previdenza e l'assistenza, per cui a tutti i lavoratori e anche i pensionati viene sottratto soldi dai loro contributi per pagare l'assistenza. L'assistenza sono pagare l'indennità di accompagnamento, l'assistenza delle pensioni di inabilità al lavoro, di invalidità, di, diciamo, i ciechi sono muti, ma anche gli ammortizzatori sociali, che in parte sono anche pagati dai contributi dei lavoratori con dei contributi sul salario e anche dalle aziende, ma a cui attinge a piene mani lo Stato, perché, tanto per dare dei numeri per farvi capire, il bilancio dell'INPS è di 300 miliardi, 200 miliardi servono per pagare le pensioni e 100 miliardi servono per pagare l'assistenza. Però lo Stato dà solo 75 miliardi all'INPS, quindi 25 li ruba dai contributi di tutti i lavoratori. Inoltre le pensioni sono tassate per 45 miliardi, quindi lo Stato dai 75 meno 45 in realtà contribuisce all'assistenza per 30 miliardi di lire. Ecco, queste sono cose che noi chiediamo di discutere, perché
insieme alle cose che adesso parleranno gli altri candidati, noi pensiamo che questo meccanismo automatico di aspettativa di vita è stato inventato proprio per pagare anche i buchi dello Stato, perché ha creato nell'INDAP dei buchi di 12 miliardi l'anno e un debito patrimoniale di circa 20 miliardi sul passivo, sugli immobili. E guarda caso questi sono stati girati tutti all'INPS. Perché si è creato questo buco? Perché lo Stato come datore di lavoro doveva versare i contributi, le amministrazioni pubbliche, le ASL, le regioni, eccetera, non le hanno versate su ordini proprio dello Stato dal 2001 al 2011 e hanno creato questo buco che poi lo Stato gira soprattutto sui fondi dei dipendenti privati. Allora noi diciamo che queste cose significa derubare i contributi dei lavoratori che poi dovevano diventare pensionati, ma è ovvio che alzare il proprio pensionato come ha fatto la Fornero e la Sacconi è fatto perché è l'unico meccanismo che usa lo Stato, usando tutti i lavoratori, non solo i pensionati, come bancomat. E la manovra Fornero è stata una manovra che ha creato gli esodati, ma ha creato questo innalzamento dell'età pensionabile per tutti i lavoratori, anche per uno che comincia a lavorare oggi. Quindi soprattutto i giovani avranno poi difficoltà perché hanno carriere discontinue, e quindi bisognerà anche su questo che si diano delle risposte per le pensioni dei giovani, che spesso cominciano a lavorare a 20 anni, a 25 dopo la laurea, a 27, a 30, che magari lavorano un mese, poi stanno a casa due, poi trovano un altro di un mese o tre e poi stanno a casa 6 mesi. Quindi bisogna anche dare spiegazioni e risposte a queste cose. Io darei a Norma il compito di parlare di opzione donna, se ci sei. Piano piano cominciamo. Opzione donna è una legge sperimentale che si è conclusa nel dicembre del 2015, con la quale si consentiva alle donne di andare in pensione con 35 anni di contributi versati e 57 anni di età se lavoratrici dipendenti o pubbliche e 58 se autonome. Noi perché chiediamo la proroga del 2018? Perché era già insita nella legge che ci potesse essere una proroga nel caso ci fossero stati dei risparmi. Risparmi di cosa? Viene una certa cifra che è stata quantificata dalla legge messa a disposizione per le donne che desiderano andare in pensione ogni anno. Se ci sono risparmi, questi vengono utilizzati per gli anni successivi. Scaduta questa legge nel 2015, questi risparmi dovevano essere messi a disposizione per la proroga. Peccato che la legge di bilancio del 2016 non ha diffuso i dati del cosiddetto contatore, perché oltretutto siamo contate. Noi chiediamo che questi dati vengano diffusi ufficialmente, perché ufficiosamente li sappiamo, ma ufficialmente no, perché questi fondi devono essere esclusivamente dedicati alla proroga e non ad altri utilizzi. Noi cosa chiediamo? Uno, che ci sia la proroga di opzione donna. Due, che questa diventi strutturale per chi lo desidera, per tutte le donne che vogliono andare in pensione con questa possibilità. Ed è anche una sorta di risparmio per lo Stato, perché è tutta calcolata esclusivamente sul contributivo, contributi interamente versati, non vengono tenute conto, non viene tenuto conto delle maternità, dei contributi figurativi, per cui sono soldi interamente versati dalle donne e per questo la pensione è anche penalizzata. E voi direte, perché accettate una pensione penalizzata? Uno, perché se una donna ha già raggiunto i 35 anni di contributi, 57 anni di età, è disoccupata, in pensione non ci andrà mai più, perché deve aspettare, secondo la legge Fornero, i 67 anni di età. E capite che è realmente estremamente difficile arrivare a questa età senza alcuna forma di sostegno. Due, per le donne che lavorano, molto spesso gli impegni sono molteplici, non solamente il lavoro,
ma la famiglia, i parenti disabili, i genitori anziani, e ne so qualcosa per diretta esperienza. Di conseguenza, chi lo desidera può, noi chiediamo che possa andare in pensione anche con opzione donna, pur essendo estremamente penalizzata. Se consideriamo poi le lavoratrici autonome che non hanno alcun tipo di ammortizzatore sociale, allora saprete, noterete che in questo modo si può anche dare una forma di sostegno a queste lavoratrici. Per cui noi chiediamo a chi andrà al governo di sostenerci in questa nostra richiesta, che sia una libera forma di uscita dal mondo del lavoro per chi lo desidera. Se uno poi vuol continuare a lavorare e andarci con le attuali norme o quelle che varieranno in seguito, si suppone, si spera che sia così, poi lo deciderà, ma che sia una libera forma di scelta da parte delle donne. Brava, grazie. Sono Gino Bartoli, del gruppo 41 per tutti lavoratori uniti, un gruppo Facebook che in un anno ha raggiunto i 43.000 iscritti. Stiamo lottando nelle piazze, in tutte le sedi istituzionali, siamo un gruppo apartitico, e penso che la politica dovrà tener conto di questi numeri, perché noi, le nostre famiglie, i nostri familiari potremmo raggiungere 500.000 voti. Adesso ci sono tutte promesse, non so con che fondamento le fanno. Noi vorremmo una legge strutturale che garantisca a tutti di avere una pensione, perché 41 anni è un'età già usurante di per se stessa. Io capisco che dicono che non ci sono i soldi, ma i 20 miliardi al Jobax, i 20 miliardi che hanno dato alle banche, tutti questi soldi potevano essere usati per offrire una speranza di ricambio generazionale. I nostri figli scappano all'estero, non mi sembra una cosa bella, è una ricchezza che perdiamo, e che non mi si venga a dire che i giovani, è totalmente slegato il problema giovani dal problema di non andare in pensione noi. Prova ne è che da quando è entrata in regime la legge Fornero, noi abbiamo raggiunto il 40% di disoccupazione giovanile. Siamo al livello più alto in Europa. Non mi si venga a dire che non è una conseguenza di questo, di aver creato questo blocco all'accesso delle pensioni dei giovani. A noi precoci, lavoratori, usuranti, hanno dato le briciole. Stamattina ho fatto un servizio per la 7, perché ieri è entrata in vigore la famosa APE volontaria, un regalo assoluto dato a banche e assicurazioni. Io potrei andare a 64 anni e mezzo, io dovrei andare e pagare il 20% della mia pensione a queste banche, a queste assicurazioni. Ma non ci penso nemmeno, cioè non so che numero hanno rilevato di poter avere questo accesso alla prevolontaria. E domani mattina sarò alla 7 a discutere con Cazzola, Michel Martone, dovrebbe esserci Federica, dovrebbe esserci, e discuteremo e porterò delle cifre per dimostrare che furto è la prevolontaria. Grazie. Se vuole parlare Antonino Amante, piuttosto. Monti. Andrea Monti. Ambassieur. Ciao, io sono diciamo rappresentante del Comitato Lavoratori Precoci Lavoro Giovani. Questo nome lo abbiamo scelto così perché, se è vero che siamo partiti da una questione individuale che riguardava le riforme pensionistiche che a noi lavoratori precoci ci hanno toccato per ben 4 volte, abbiamo pensato che non,
non è sufficiente pensare solo a noi, cioè con tutte queste riforme che sono state fatte, che sono già paventate che ne arriveranno delle altre, vanno a toccare anche le generazioni future. Questo cosa ci porta a dire? Che avendo iniziato a lavorare quindi con un gioco previdenziale dove ci andava in pensione con 35 anni, la domanda che ci veniva spontanea è: ma perché esistono le altre parti, i diritti acquisiti, e invece sul marciapiede no? Invece noi ribadiamo che vogliamo tornare ai 35 anni di contributi, questo per permettere anche i giorni di ricambiare i lavoratori. Chi ha lavorato più di 35 anni gli vanno dati indietro i soldi, perché i soldi non è vero che ci sono, non ci sono, ci sono, ma hanno altri tragitti, vanno generalmente, anzi specificatamente vanno nelle banche, assicurazioni, in queste realtà economiche che determinano tutte le scelte economiche e sociali di questo paese. Quindi quello che se noi ci sentiamo di dire a ogni rappresentante che verrà qua a presentarsi come propositore di ascolti, di battaglie, noi pensiamo che le battaglie siano generali. Come lavoratori precoci, lavoro giovani, abbiamo attivamente partecipato alla campagna referendaria in difesa della Costituzione. Questo è un elemento importante, centrale, però non è sufficiente. Alla gente che magari andrà in Parlamento, noi chiediamo che assumano la Costituzione del 48, quindi senza le modifiche, senza fare pareggio di bilancio, quelli sono delle robe che vanno immediatamente cancellate, bisogna tornare a prima, anche perché queste leggi qua sono state fatte fino a prova contraria da un Parlamento illegittimamente seduto, quindi erano chiamati a gestire un'ordinaria amministrazione dello Stato, invece ci siamo beccati tutta una serie di robe impopolari, ingiuste. Niente, rispetto alle pensioni diciamo un'altra roba, per esempio, che dall'89 esiste una legge che separa la previdenza dall'assistenza, però non è mai stata applicata, ancora una volta quando la gente sul marciapiede non ha relazione tra quello che decidono, e anche se lo decidono non lo praticano. Quindi io credo che chi si presenta prenda come elemento l'applicazione integrale e intransigente della Costituzione. Solo così si può ripartire e ridare una prospettiva soprattutto ai giovani. Questi qui hanno davanti il deserto. Ciao. Ecco. Avrei anche Francesco dei Giuristi Democratici. Nel frattempo poi parli tu a parte, e poi se c'è qualcuno che vuole fare delle domande mi segnali. Salve, buonasera, sono Francesco Montorio. Non ero venuto qua per ascoltare, poi l'amico Abate mi ha detto, mi ha conosciuto nell'ambito di una serie di cose che ora dico che sto facendo, e detto: guarda, se vuol dire qualcosa io lo ringrazio e ringrazio voi per questa opportunità. Mi presento velocemente. Io qua non tratto un tema politico, parlo dell'articolo 18, e quando parlo dei temi civili come ho fatto per difendere la Costituzione non ho colore politico. Chi lo sa, chi mi conosce lo sa. Devo dirvi, a qualcuno piacerà, a qualcuno un po' meno, che sono un attivista del Movimento 5 Stelle. Ma ho difeso la Costituzione come comitato per il no, insieme ai costituzionalisti del gruppo di Milano. Ho tenuto incontri insieme al professor Besostri, qualcuno saprà, immagino, chi è. L'articolo 18, invece, ne sto parlando come giurista democratico, a cui sono associato, e adesso sono da poco anche a combattere. Perché l'articolo 18?
Guardate, questa è una cosa che tecnicamente è sconvolgente. Tutti sanno che il Jobs Act ha eliminato l'articolo 18. La cosa che purtroppo i mass media hanno fatto passare, come sempre comici, dico io, di tutto un sistema che vuol far passare una serie di cose, è che abolendo il Jobs Act si riesce a reintrodurre l'articolo 18 così com'era. Chi è un po' pratico sa perfettamente che così non è, perché l'articolo 18 è stato svuotato dalla Monti-Formero nel 2012 ed è stato svuotato, e molti non lo sanno, non solo in termini sostanziali, intervenendo cioè sulle norme cosiddette positive del diritto, ma anche in termini processuali, per cui hanno reso veramente difficile non solo la difesa del diritto in termini, ripeto, sostanziali, nel senso che io è un'illusione che chi vi è stato assunto prima del 2015 abbia le tutele del 18, perché ormai sono state messe in un modo proprio residuale. Devono accadere, tanto per dirne una, nel motivo oggettivo, deve essere ritenuto manifestamente infondato. Non sto a dilungarmi tecnicamente su tutto quello che vuol dire, lo spiego nei miei incontri, però vi dico che è diventato veramente una ipotesi residuale, ma è stato reso difficile anche in termini processuali, sia dalla Monti-Formero sia da una serie di altre leggi che vanno a carica ancora una volta sulle parti più deboli, più basse. Perché vi parlo dell'articolo 18? Perché credo che la dignità delle persone sia trasversale e sia al primo posto. Perché il lavoro, e questa è una cosa che bisogna far capire a tante persone, è trasversale. I lavoratori stanno ovunque con le loro idee, da sinistra a destra. Sono lavoratori anche loro. E io quando tratto questi temi penso al lavoratore e cerco di arrivare a lui dandogli quell'informazione che oggi manca. Allora, la mia domanda è molto semplice, che faccio alle parti politiche, che in televisione, anche nei programmi, su questo tema evadono, eludono, sono maestri nell'elusione, non solo fiscale. Lo vogliamo o non lo vogliamo reintrodurre l'articolo 18? Guardate, il fatto dei 15 e dei 25 dipendenti, non entro in questa discussione con la CGIL che voleva portare, scusate, a 5 dipendenti, non vuol dire che è l'anca prima, ci porta in tutti una serie di altri temi più ampi, ma il punto fondamentale è che bisogna reintrodurlo così com'era. Il 1970 aveva rappresentato forse il punto più alto di una serie di conquiste sociali che dal 60 al 70, bisogna dirlo, è storia e politica, il centro-sinistra aveva realizzato, forte di quello che era in quel momento la situazione politica. In quattro anni, in tre anni, abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto. Allora, la mia domanda è questa, molto secca, senza se e senza ma. Lo vogliamo reintrodurre passando, abrogando il Jobs Act e abrogando la Monti-Formero del 2012. È una domanda alla quale io spero che i politici, almeno questa sera, rispondano in modo secco. Grazie.